Salve a tutti amici di YouTube, qui MickeyPerfect96 che vi parla e benvenuti in questo nuovo video. In questo video tratteremo un'altra uscita che è stata annunciata proprio oggi, credo, ieri, in questi giorni, che è l'edizione speciale, finalmente, dopo aver saltato quella di Jotun, ma vabbè, c'era la Deluxe Edition, poi altre espansioni in passato, finalmente esce un'altra edizione speciale, che è quella di Shadow Specters. Ovviamente, come molti di voi saprete, l'edizione speciale per ora si è composta di tre buste più una carta super tra due, cioè una casuale. Ovviamente, anche in questa edizione speciale la composizione è rimasta tale, quindi non ci sono novità sotto questo punto di vista. Sono qui per parlarvi di che cosa usciranno in queste due carte, perché, ecco, c'è da discutere. Adesso vi rivelerò le carte che sono state annunciate in questa edizione speciale. Prima, tutte e due super, ovviamente. Sintonizzare. Vabbè. Censuro quello che ho da dire. La seconda, invece, si tratta di Dragon Polvere di Stelle. Ancora? Ancora Stardust. Sì. Cioè, stavolta invece di mettere Utopia, hanno messo Stardust. Allora, ragazzi, tre buste di Shadow Specters più o sintonizzare, tuning, quella carta che dice che mandi la prima carta del deck e addi un mostro sincrono, non mi ricordo bene cosa fa, sì, credo di sì. Oppure Drago Polvere di Stelle. Cioè, allora, una cosa che mi fa piacere è che forse questa è una premonizione per Shooting, perché sicuramente potrebbe uscire, cioè ormai è la prossima a dover essere ristampata, cioè io, cazzo, non so che altro debbano ristampare prima di Quasar, vabbè, però ancora non c'è. Allora, se non fosse per sto due per, cioè che ho io qua, sta special edition a me, come al solito, fa schifo. Perché non ci trovo niente di utile, sinceramente, ecco. Molte persone si sono già disperate, e lo saranno perché me lo aspetto, perché Tuning, sintonizzare era uscito solamente a Ultra o Ultimate da Esplosione Astrale. Era un pezzo da collezione abbastanza raro. E adesso che esce Super, chissà quanto si svaluteranno. Ecco, una cosa che secondo me avrà fatto molto dispiacere per tutte le persone che l'avevano trovato. E ne conosco, ragazzi, che sono già incazzate. Ma comunque, vabbè. Stardust, ragazzi, cioè io non ho parole. Cioè, secondo me, sta Special Edition, veramente. Io credo che la Konami si stia divertendo a prenderci in giro. Io non lo so. Cioè, questa è la settima. Dico, questa è la settima reprint di Stardust. Andiamola a vedere insieme, perché io ho fatto una rapidissima ricerca su internet ed è venuto fuori questo. Non mi ricordo l'ordine in cui sono uscite, ma chi se ne frega. Allora, Turbo Pack 06 è uscita rara. Duelist Pack U6 è uscito super. Genesi del Duellante è uscito in tutte le sue varianti, compresa la Ghost. Serie Oro è uscito. Nella serie Oro 3 è uscito Gold. Nel Teen Wave 2010, Teen Wave 2 come promo c'era Stardust. Stiamo parlando del Teen Dragonova Rossa e Drago Stella Cadente, che erano due teen dove c'erano appunto questi due mostri e come quinta carta c'era il sincro ad esso associato. Infatti io mi ricordo che sì, nel Dragonova Rossa c'era il l'Arcidemone Drago Rosso, cioè o uno o l'altro, ecco, a seconda di cosa prendevi. Quindi una promo di un teen. Poi nel 2008, ragazzi, è uscito un teen su Stardust. E questo qui, per l'appunto, non so se lo vedete. Adesso cercherò di farvelo vedere. Cioè, come potete vedere, è Secret. Cioè, è proprio. Questo qua viene da teen, cazzo. Hanno fatto un teen su Stardust. L'hanno fatto uscire super nel Duelist Pack U6 perché, vabbè. Poi rimesso Super in una promo di un teen e adesso fatto uscire di nuovo in una Special Edition.
Ancora Stardust. Noi ragazzi ne avevamo veramente bisogno di una reprint di Stardust. Già, è la settima. Io penso che anche un'ottava ci potrebbe anche stare. Cioè, io dico, proprio non c'hanno un cazzo da ristampare a sto punto. Che cosa ce ne facciamo adesso? Cioè, non è come una volta. Cioè, allora, tempo fa, ragazzi, le Special Edition erano molto meglio. Allora, per esempio, io parlo da quando ho cominciato a giocare ai miei livelli. La prima è stata Order of Chaos. No, l'Order of Chaos no, il Return of Duelist. Ma mi ricordo anche Order of Chaos perché mi ricordo di aver visto le promo, ecco. E Generation Fall. Allora, Veiler e Dragolato di Ra. Quella lì è proprio una bellissima mossa perché i cinni li vanno a prendere, così sicuramente troveranno i Veiler e i pro gamer se li vanno a far scambiare. Bella mossa economica, la Konami è stata molto intelligente. Poi Generation Force, che è uscito a Spora, e poi è uscito Absolute Zero, che Absolute Zero a quei tempi si stava cominciando a vedere Hero, ai suoi tempi con Bubble Beat. Poi c'è stata Cosmo Blazer, Return Duelist forse è stata secondo me una delle poche a essere un po' decente, perché c'era Librarian e Acid Golem. Poi c'è stato Scuola Molla e Ninja Armatura di Lama in Cosmo Blazer. Cioè, qua veramente ragazzi le carte sono fuori luogo, senza alcun nesso con l'espansione. Cioè, una cosa che mi piacerebbe molto a me in ste cazzo di edizioni speciali, mi sarebbe piaciuto qualcosa, cioè delle promo che avessero un nesso con l'espansione in cui esce. Cioè, per esempio, a me sarebbe piaciuto tanto, non so che nesso abbia, ma comunque vabbè, per esempio anche Arcidemone Dominatore dei Pensieri, una carta che secondo me poteva benissimo essere messa in un'edizione speciale. Non capisco perché siamo ancora a dover printare Stardust. Io veramente non so cosa dire. Cioè, non arriva ai livelli delle precedenti. Allora, in soldoni qual è la questione? Non c'è niente da reprintare. Se avete bisogno di Stardust a sto punto, prendetevela. Cioè, ormai ce li hanno pure i muri gli Stardust, non lo so. Prendetevela se vi serve Stardust, ma per il resto proprio no. Cioè, evitate di prenderlo se potete. Non buttate 15 euro... per una schifezza del genere, perché potreste usarli molto meglio in altri tipi di cose, in altre cose. Aspettate, non lo so, la prossima espansione che esce della bella roba. Non sprecate i soldi così, ecco. Questo è il mio consiglio, ma ovviamente ci saranno i 70.000, 80.000 persone al mondo che aprono tutto in quantità industriale, quindi i soldini alla tasca della Konami li mette. Comunque, che dire, una special edition che poteva essere meglio, perché lo sentite anche dai nomi, secondo me non servono a niente reprintare delle cose del genere, secondo me non servono a niente, ecco. Una cosa bella era, tipo, cioè, una cosa giusta sarebbe che le due carte hanno sono a parità di forza, servono tutte e due, ma... non che una prevalga tanto sull'altra, perché se mettiamo Stardust e Tuning, sicuramente Stardust piace molto di più alla gente. Secondo me, poi vabbè, ci sono i casi eccezionali. Ecco, qui veramente c'è una gran disparità, e qui veramente non so cosa dirvi. Vi dico solo di lasciar perdere di prenderla questa, perché tanto se dovete prendervi tre buste di Shadow Specters ve le potete prendere benissimo anche singolarmente. Per me è del tutto inutile, ecco. Per concludere, ragazzi, ho visto che le buste in Europa sono state cambiate con le più recenti. Sono andato a vedere perché mi sembrava veramente strano che la Konami combinasse una cosa del genere. E subito tutti, ma hai visto Miki che le hanno messe così? Ma te che non hai sbagliato, non sai le informazioni. Ma ragazzi, me la sapete leggere la data del video? Ma veramente? Ma io credo che... cioè, a me sembra che la gente abbia perso il cervello in mezzo alla strada. Ma lo sapete leggere una cazzo di data? Come quelli che dicono, ah, ma guarda che tempesta potente è bandita. Oh, ho fatto il video un anno fa, cazzo!
Vabbè, chiudiamo sta parentesi, no? Per dire, tornando al discorso di prima, sì, sono state rimesse, ma in America, ragazzi, sono rimaste tale quali, non è che mi sono inventato le cose, cioè in americano sono rimaste tale quali, adesso vado anche a vedere perché non vorrei dire una stronzata, ma sono rimaste tale quali, credo, perlomeno io ero rimasto così, e poi non so se hanno cambiato le cose sul sito, cose così. Cioè, no, un pacco di Number Hunter, due di Blazer e due di Dah, sì. Basta, sì, sono uscite così. Cioè, ragazzi, io non mi invento le cose, ecco. Se le ho lette, punto. Non è che ci godo a dirvi delle stronzate. Poi spero anche che queste video che sto facendo sui commenti delle espansioni, delle uscite soprattutto, spero che servano a qualcuno, perché sennò veramente. Spero che qualcuno. Io quello che vorrei è ed evitare che qualcuno spendesse soldi inutilmente, ma soprattutto di fare un dispetto alla Konami, perché mi sta veramente rompendo le scatole. Anche perché, ragazzi, sono già usciti qualche rumor della banned list di gennaio, dell'1 gennaio 2014. Stanno circolando dei rumors. E veramente, ragazzi, cioè, spero che sicuramente sono dei fake, ma. Io mi auguro veramente che lo siano, perché sennò io veramente smetto, ve lo giuro. Vabbè, comunque, lasciamo perdere questo discorso. Ecco, io spero che di aver aiutato qualcuno, magari i meno esperti, perché secondo me si lasciano un po' trascinare da queste cose. Ecco, l'unico motivo per cui comprerei la Special Edition, ma non lo farò, ragazzi, è per avere questo, ma dal momento che ne ho già due, ecco, non mi serve alquanto, cioè, non mi sembra ovvia come cosa. Poi ovviamente si svaluterà un po', sarà proprio facile da reperire, ma comunque si vede che la Konami non ha un cavolo da reprintare. Secondo me questa è una premonizione per shooting, però ragazzi, come ho già detto, stiamo ancora qui ad aspettare e non vedere niente, ecco. L'unica cosa che ho da dire è questa, nient'altro. Ci vediamo a Torino, ragazzi, ormai stiamo arrivando. Ad arrivare alla partenza, spero di divertirmi, ecco. Ovviamente non scrivetemi qua sotto che mazzo porti, perché io non ve lo sto a dire. Cioè, io spero, ragazzi, che quando vi dicevo forse porto questo, forse, cioè, insomma, non è che mi vado a cercare le carte di sa e de contro, in un certo senso, non è che io me le vado a cercare, non è che mi vado a tirare una zappa sui coglioni. Diciamo che voi non dovreste neanche dirlo che tipo di mazzo portate, perché mettete che io vi vengo contro, cioè è una remotissima ipotesi, l'1%, ma se vi vengo contro so già come comportarmi. Non so quanto vantaggio possa portare dire il proprio mazzo così apertamente. Io, ragazzi, ci penserei sopra, ovviamente, cioè, è una cosa molto esagerata, ma. Cioè, lo vedete lì sul posto che mazzo porta. Ma comunque non vi aspettate chissà cosa, perché io non faccio, no, non sono un riccone che mi escono i soldi dal culo e faccio sempre i mazzi da meta e cose così. Non mi piace giocare così. Proprio ve lo dico schietto schietto, non mi piace giocare così. Punto. E con questo concludo. E vi ricordo, io ci sarò tutti e 2 giorni, partirò la sera dell'1 dicembre, quindi magari se qualcuno mi vuole conoscere comunque, ripeto che ci sono, il mio nome lo sapete, sapete tutto, mi riconoscerete anche di faccia secondo me, come playmat, se volete proprio per conferma, giocherò quello di Shadow Specters, quello che daranno all'ICS lo porterò qui. E lo aprirò con voi perché credo che lo diano in celofanato. Se non lo danno in celofanato, comunque non lo comincerò a smanacciare, cose così. Lo porterò qui. E se la pigrizia non mi colpisce, apporterò anche, se li danno, ma credo di sì, i pacchetti di introduzione, là, i 5 booster, 4, quello che sono, le porterò qui e le apriremo qui. Se non le danno, chi se ne frega. Ma comunque credo di sì, mi sembra di averlo letto. Ma le porterò qui, cercherò di resistere.
così vi porto qualcosa. Ecco, con questo è tutto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video, che sarà il report dell'ICS di Torino, che non so come andrà. Speriamo di fare un buon risultato. E alla prossima. Ciao!